Ciao ragazzi, benvenuti su provacellulari.it, sul nostro canale, sul nostro sito e quest'oggi siamo in compagnia dell'Alcatel OneTouch Lidl 6030D e del Samsung Galaxy S4. Vogliamo fare un confronto tra questi due telefoni, un breve confronto per vedere un po' come vanno. Apriamo subito il browser e facciamo un confronto. Abbiamo The Verge che abbiamo già caricato e facciamo ricaricare ad entrambi in contemporanea. E vediamo un po' chi è che arriva prima a rendere la pagina. Già vi posso anticipare che, perlomeno nelle prove che ho fatto da me, in genere l'Alcatel clamorosamente risulta essere più rapido nell'apertura della pagina di The Verge, che è un sito abbastanza pesante rispetto al Samsung, ma non tanto nell'apertura quanto nella riuscire a scrollare subito la pagina rispetto al Samsung, perché se ora faccio questa, vedete, c'è questo blocco. Invece quando vado con l'Alcatel, già ho tutta quanta la pagina renderizzata. Invece con il Samsung faccio più fatica ad andare sopra e sotto, devo aspettare invece tutto quanto il caricamento. Buono invece il pinch to zoom su entrambi, però ecco, vedete, ecco, il Samsung ha avuto un lag. In questo momento io stavo facendo pinch to zoom e a un certo punto ho avuto un blocco e poi è ripartito. Ecco, anche un altro blocco in questo momento, invece l'Alcatel è sempre fluido. E inoltre possiamo vedere in questa parte che è più bianca, facciamo un doppio tap su entrambi. E che succede? Che se li avviciniamo possiamo vedere come, benché siano settati entrambi a luminosità massima, l'Alcatel, non essendo AMOLED, di conseguenza che succede? Che lo schermo è più bianco rispetto a quello dell'AMOLED, Super AMOLED del Samsung. E quindi di conseguenza riesco, anche se lo schermo è meno definito, però ad avere più contrasto tra il bianco e il nero rispetto al Samsung. Inoltre, lo schermo dell'Alcatel si vede nettamente meglio al sole, ma naturalmente questo è un AMOLED, questo no, quello dell'Alcatel, e quindi possiamo lavorare, possiamo utilizzare il telefono anche molto bene al sole. Invece, sinceramente, col Samsung vediamo rispetto al passato, gli altri Samsung, l'altra serie, l'S2, S3, erano sicuramente inferiori rispetto a questo telefono dal punto di vista della visione al sole, però non siamo ancora, secondo me, a livelli così eccelsi. Poi andiamo a vedere un punto dove, secondo me, c'è una differenza abbastanza importante tra i due telefoni, che è appunto la fotocamera, dove diciamo abbiamo due filosofie, secondo me, diverse. Cioè, nel senso, l'Alcatel assume nel suo telefono una fotocamera classica, cioè nel senso, abbiamo un oggetto e abbiamo una fotocamera classica da smartphone, cioè lo mettiamo lì, facciamo la foto. Oh, vabbè, in questo caso facendo il video. Se voglio fare la foto, swipe di qua, vado a fare la foto. Io so che comunque ho una foto di una certa qualità. In questo caso il flash automatico mi richiede il flash, anche se penso ci sia abbastanza luce, ma comunque. E vado a rivedere la foto. Nulla da dire, la foto è buona, anche il pinch to zoom, anche quando vado a fare lo zoom, la foto si vede abbastanza bene e non mi dà nessun problema. Però, ecco, anche quando a fare zoom, sinceramente la foto mi sembra abbastanza definita, anzi ben definita, e quindi è ok. Con differenza con il Samsung, e oltre a una camera che da 8 megapixel con 13 con video in HD e in Full HD, è che il Samsung praticamente può essere paragonato, non dico a delle macchinette digitali, però sicuramente ha una qualità nel fare gli scatti. Ecco, ora non ha messo a fuoco, quindi sicuramente la qualità non è stata granché. È uscito fuori fuoco, scusatemi. Metto di qua. Quindi, diciamo così, provo lo scatto, aspetto che va a fuoco, gli faccio mettere a fuoco. E vado a fare la foto. Ecco, le foto sicuramente da una parte dal Samsung escono molto meglio rispetto all'Alcatel, come anche i video. L'unica cosa che io ho notato sul Samsung è che alle volte faccio un po' di difficoltà a mettere a fuoco. Non so se magari c'è qualche impostazione migliore da mettere, ora non mi sono soffermato, però mi sembra che la messa a fuoco non sia proprio così rapida come dovrebbe essere. Può darsi che sia qualche impostazione, non so ora, però comunque
Una volta che sia stato messo a fuoco l'oggetto, le foto escono nettamente meglio e anche i video sono fatti nettamente meglio in Full HD. E quindi diciamo che secondo me la fotocamera è appannaggio di Samsung. Qui vi avevo detto browser, secondo me appannaggio dell'Alcatel. Display, secondo me siamo alla pari perché è vero che questo è Full HD e questo invece è un QHD, quindi comunque di dimensioni e di risoluzione minore e la dimensione è anche minore, però sinceramente il fatto che sia più contrastato a mio modesto parere e perlomeno tra bianchi e neri quando si va a leggere e che soprattutto sia possibile vederlo meglio alla luce del sole, si vede quasi come se non fossimo sotto la luce del sole rispetto a in quest'altra situazione, sinceramente credo che a parer mio, secondo me, lo schermo e la realizzazione che fa l'Alcatel di questo è più funzionale rispetto a quello del Samsung. Certo, poi se uno mi dice, guarda, io però vedo un sacco di video, magari vedo tanti, tanti film proprio sul telefono, magari forse allora è meglio il Samsung. Però dico, per l'operazione generale, sinceramente mi trovo meglio con l'Alcatel. Anche dal punto di vista, secondo me, hardware, ma dal punto di vista estetico hardware, cioè nel senso dal punto di vista del peso, della durata della batteria, dell'estetica, beh, secondo me, certo, c'è chi anche a chi piace la plastica, a chi non piace, no, a me ne sono gusti, però un conto è avere un telefono fatto in alluminio, unibody, eccetera, eccetera, un conto è avere un telefono che seppur migliorato dal punto di vista del design rispetto alle S3 precedenti, però secondo me rimane comunque in plastica. E secondo me il fatto anche di poter sì inserire al posto del si poter cambiare la batteria se si rovina, usarne due, ma diciamo che secondo me è un discorso che tende un pochettino a, come dire, a decadere, perché comunque la batteria dell'Alcatel dura molto di più e quindi di conseguenza si ha meno necessità di doverla ricaricare. La parte telefonica, la ricezione, secondo me è ottima per entrambi. Non ho avuto nessun tipo di problema, sia la ricezione wifi, sia la possibilità di connettersi con i gestori. Certo, sicuramente il Samsung è anche LTE, però per chi come me è in una città dove LTE non è coperto, sinceramente non cambia praticamente nulla. Le velocità sono praticamente le stesse. E quindi io l'ultimo punto allora che andrei ad analizzare le differenze, perché tanto per il resto direi che abbiamo capito che tanto le applicazioni che sono di qui possono essere disponibili anche di qua, e quindi le uniche differenze si possono vedere tra le prestazioni generali, la CPU, quindi è lo schermo e la fotocamera. E direi che l'ultima parte che potremmo andare a vedere è su un gioco, quindi far partire un gioco insieme. Io ho preso Asphalt per entrambi. Troviamolo prima di qua, allora, dove andrà a finire Asphalt, eccolo, e di qua lo avrò messo qui. Allora, quindi lo facciamo partire insieme, li giriamo i telefoni, quando è partito, ok, li giriamo e vediamo un po' qual è la situazione. Vi anticipo già che, a mio giudizio, anche senza far partire contemporaneamente i giochi, secondo me il Samsung caricherà prima, essendo un quad-core contro un dual-core, il gioco. E forse si vedrà meglio sul Samsung, dato che è un Full HD, però proviamo. Ecco, benissimo, il Samsung è uscito, interessante. Non so perché, cosa sia successo, ma il Samsung è uscito, mi ha detto errore. Vabbè, riproviamo, forse non, colpa mia, avrò premuto troppo presto, però comunque ha avuto un errore. Allora, aspettiamo che il Samsung riparta. Eccolo, è ripartito il Galaxy. No, non li vogliamo, ok, tutto a posto adesso, quindi partita veloce, partita veloce, annulla e annulla, ok, e direi di farli partire entrambi. Certo, non sarà molto buono giocare insieme, ma ecco, il Galaxy è già caricato, invece noi con l'Alcatel stiamo ancora aspettando il caricamento, ma questo ve l'avevo già anticipato che era prevedibile, visto che il telefono è un quad-core con 2 GB di RAM e una scheda video superiore rispetto all'Alcatel. Qui siamo già in gara e allora direi di provare subito qui e poi quando arriva l'altro telefono proviamo l'altro, così vediamo un po' com'è la situazione. Magari ci mettiamo anche davanti così vi posso far vedere meglio. Ecco, l'Alcatel è anche arrivato.
Beh, vi posso dire che da livello del gioco il Samsung mi sembra reagire meglio, ma non tanto ai comandi, quanto dal punto di vista della qualità video e quindi quella del display e della fluidità. Però, come possiamo ben vedere, anche l'HTL dal punto di vista di fluidità non ha nessun problema, anzi direi che sono alla pari. E dal punto di vista del abbasso un po' il volume, e dal punto di vista della qualità video, beh, sicuramente il Full HD rende di più, ma vediamo che sinceramente non ho alcuna difficoltà, anzi direi che questo schermo funziona davvero bene. Certo, è normale che magari per chi è un giocatore incallito e che quindi va proprio a sfruttare al massimo il display, beh, sicuramente sarà meglio provare a comprare il Samsung. Ora tolgo un attimo l'Alcatel, vi faccio sentire com'è l'audio dell'S4. Ottimo, ottimo, alto. Ok, e poi faccio sentire l'Alcatel. Secondo me è ottimo, anche considerando la dimensione del molto più sottile del Samsung, che è molto più leggero. Diciamo che è leggermente più basso, e quello del Samsung è di qualità leggermente migliore, ma comunque siamo lì. In ultimo vorrei semplicemente farvi vedere qualche immagine a confronto. Ecco qui, per esempio, questa è un'altra situazione. I neri, essendo un AMOLED, l'S4 li fa nettamente meglio. Il nero è proprio nero sull'AMOLED, mentre di qui abbiamo una retroilluminazione. Mentre, al contrario, qua andiamo a vedere i bianchi, è a questo punto che succede l'esatto contrario. Cioè il bianco e il nero, qui il contrasto c'è. Vedete la differenza? Poi, in quest'altro caso, possiamo vedere invece la palette di colori. La palette di colori, vediamola uguale, però ecco così. Beh, che dire su questa palette di colori? A me mi servono due ottimi schermi, sinceramente credo che il Samsung faccia colori forse un po' più vivi, un po' più fedeli, ma siamo lì. Ecco, questa è una palette di colori, sopra abbiamo il Samsung, sotto abbiamo l'Alcatel. Ottimi, secondo me sono ottimi schermi tutti e due, buona realizzazione. Questa foto direi che sicuramente è un po' più definita sul Samsung, ma siamo lì. Questa è la situazione anche di quest'altra. E poi volevo giusto far ripartire il video, questo qui, e poi chiudere la nostra. E beh, questa è partita un po' più tardi, vabbè, ma sapremo che questo ha caricato un attimo dopo. Addirittura è partito prima di qua. Vediamo prima qui. Questi siamo in Full HD. Beh, non c'è che dire, il video si vede bene. Non mi sembrano esserci particolari lag o scatti. Forse giusto in qualche punto, ecco, per esempio in questo momento si è visto un lieve scatto, però può darsi anche che sia dovuto al fatto che stiamo vedendo un video di streaming, visto che è sulla mia pagina di Dropbox, visto che sto caricando altri video su YouTube e magari non è fluido il telefono. Sicuramente sul Samsung con Full HD però rende sicuramente meglio, e questo è il Samsung. Va bene. Che dire su questi telefoni allora? Beh, sinceramente mi sembrano due ottimi compromessi, cioè non detto due ottimi telefoni. L'HTC è sicuramente un compromesso tra chi cerca un telefono dual SIM e chi cerca un telefono che però sia anche smartphone. Secondo me è il miglior dual SIM che io abbia mai visto in commercio, sotto tutti i punti di vista. E secondo me se la batte bene anche con l'S4, che non è dual SIM, che è creato come un top di gamma, ma che in alcuni punti secondo me
non è un vero e proprio top di gamma, come sul fatto del browser, che spero che venga aggiornato al più presto. Due ottimi telefoni, a voi la scelta. Grazie.